Buonasera amici sportivi, siamo qui a Collegno, un saluto da Matteo Lomolino e Federico Spanu. Su questo parquet tra poco in campo CUS Collegno Torino contro Idea Volley Bologna, partita valida per la Serie B2 di volley, semifinali, playoff, gara 1, atmosfera caldissima. Federico, come arrivano queste due squadre a questa partita? Sì, buonasera Matteo, buonasera a tutti gli amici sportivi in collegamento con noi. Dati alla mano, Collegno sembra una corazzata invalicabile, è arrivata seconda nel suo girone a pari punti con Castellanza, che è riuscita a guadagnarsi la B1 solamente per una questione di maggiori vittorie. Una vittoria in più è stata determinante, una vittoria in più rispetto a Collegno, ed è stata determinante proprio lo scontro diretto vinto da Castellanza. È stato l'unico neo delle cussine in un periodo di vittorie consecutive impressionante, che ci fa capire come arriva ben preparata sia a livello mentale che a livello fisico Collegno. Per quel che riguarda Bologna, terza forza del suo girone, del girone B, ha già fatto questi playoff, ai quarti di finale ha battuto Vigevano, una squadra che è stata costruita per vincere ma che ha avuto una stagione abbastanza travagliata, costellata da una serie di infortuni, anche se oggi il coach Zaccherini avrà a disposizione la rosa al completo. Quali sono, a proposito di rosa, secondo te le giocatrici che in rosa possono e devono fare la differenza? Per quel che riguarda Bologna, a mio modo di vedere, la Masino e la Tonelli sono giocatrici di grandissima esperienza, navigate, hanno fatto categorie superiori come la 1, la 2 e la B1. Per quel che riguarda Collegno, c'è da segnalare purtroppo il forfè all'ultimo minuto della Costantini, non ce l'ha fatta, lei che ha rimediato una distorsione alla caviglia in una partita di amichevole preparatoria appunto per questi playoff. Saranno secondo me fondamentali Capitan Gili e Zauri, che ha giocato fino a pochi mesi fa in A1 con Chieri, e il suo apporto in fase difensiva potrebbe essere fondamentale. Chiudiamo con i due coach Zaccherini per Bologna e coach Bertini per Torino. Zaccherini più giovane, non ha troppa esperienza a livello di coach rispetto a Bertini, che anche come giocatore ha giocato a livelli importanti. Beh certo, l'hai detto te, non c'è bisogno di presentare Bertini, il curriculum suo parla per lui, è un allenatore che nella sua esperienza di giocatore ha militato in categorie importanti nella 1. Lui che ha anche cominciato molto giovane come allenatore, addirittura giocava ancora quando cominciò la sua prima esperienza da allenatore, quindi è uno che sulle panchine se la cava molto molto bene. Per quel che riguarda invece coach Zaccherini, lui un po' meno esperienza, ha cominciato con le giovanili, però in questo anno a Bologna ha fatto benissimo, e quindi vedremo come leggeranno la partita dal punto di vista tattico. Noi ci prendiamo una pausa, torneremo tra poco per raccontarvi su questo parquet questa partita. A dopo. La bussola indica una direzione ben precisa, la B1, la meta dei desideri per Collegno e Bologna. Le piemontesi sono a caccia di una nuova dimensione per continuare ad ambire a un futuro più grande, ora che la B2 è diventata un vestito stretto e ingombrante. Le felsine, invece, cercano un ritorno all'origine. Non c'è posto per entrambe, però. C'è chi scende e c'è chi sale, chi continua a sognare e chi dovrà rimandare i propri buoni propositi alla prossima stagione. Oggi, il primo dei due atti di questa semifinale di playoff ci dirà chi sarà sulla strada giusta che porta all'ascesa e chi, invece, rischia di perdere il proprio cammino. Dal palazzetto Don Milani di Collegno, un saluto da Federico Spanu e Matteo Lomolino. E benvenuti a Collegno CUS Torino, Idea Bologna, gara d'andata, gara 1 di questi playoff di B2. Spieghiamo brevemente, Matteo, come funzioneranno i playoff. Si gioca a due gare, gara d'andata e gara di ritorno. La prima si gioca in casa della meglio classificata, quindi Collegno. Il ritorno sarà domenica, 1 giugno, a Bologna. In caso di parità, senza andare a contare le vittorie dei set, si ritorna in questo campo per lo spareggio. Quindi l'importante è se vince Bologna, se vince Collegno, si torna quindi a Collegno in questo palazzetto per giocare lo spareggio. Andiamo a leggere le formazioni. Collegno CUS Torino, che attaccherà da sinistra a destra dei nostri teleschermi con la maglia azzurra, con il numero 1 Martina Guerrini, con il 3 Maria Elena Ortolani, con il numero 4 Daniela Gobbo, col 5 Beatrice Mirandola, con l'8 Eleonora Gili, con il numero 10 Rossana Zauri, con l'11 Valeria Ferro, con il 12 Silvia Viotto, 14 Francesca Fonsati, 15 Valentina Nardoianni, 17 Martina De Idda,
coach Vittorio Bertini per Bologna, che attacca da destra e sinistra con la maglia bianca numero 2 Ilaria Dall'Oglio, 3 Elena Vaioli, con il 7 Maria Cecilia Soverini, con l'8 Elena Tonelli, con il 9 Lara Farina, con il 10 Ibe, con l'11 Tara Borelli, con il 12 Marianna Masoni, con il 13 Isotta Gagliani, con il numero 14 Giorgia Masina, con il 15 Francesca Albertazzi, con il 16 Silvia Leonardi, chiude con il 17 la Ulai, allenatore Giorgio Zaccherini, arbitreranno Caverzaghi Linda, primo arbitro, secondo arbitro Cerchiari Luca. Abbiamo detto in presentazione di questa partita, Matteo, che sarà una gara estremamente equilibrata, forse dal punto di vista tecnico, se andassimo a leggere le carte probabilmente Bologna parte con i favori del pronostico, leggeri a dir la verità, però ci sono i numeri che parlano per Collegno ed è una squadra fortissima. Che partita ti aspetti? Collegno, soprattutto tra le mura amiche, è una delle squadre più temibili del campionato. In campionato appunto ha perso solamente contro Castellanza all'andata, ha ottenuto ben 13 vittorie, ha subito solo 7 set, quindi questo vuol dire molto su quello che Collegno può fare in casa, mentre dall'altra parte Bologna ha qualche difficoltà in trasferta. Abbiamo visto che ha perso 5 volte su 13 per una squadra che è arrivata terza e punta alla promozione, forse questo potrebbe essere un problema. Hai detto molto bene, ha subito solamente 7 set in casa Collegno, che non solamente è stata la migliore difesa del proprio raggruppamento del girone A con solo 18 set subiti, ma è anche una delle squadre che nel panorama nazionale dimostra di avere maggiore qualità dal punto di vista difensivo e compattezza tattica. Questo potrebbe essere una chiave di lettura fondamentale per la partita. Le squadre sono già in campo, vediamo come il pubblico ha risposto in maniera calorosa all'invito della società. È una partita importante, d'altronde lo sapevamo. Hai ragione Federico, c'è un'atmosfera caldissima, tutti i palazzetti vorremmo fossero così, il pubblico vuole sostenere le proprie ragazze, sanno che possono ambire a una B1, che sarebbe un sogno per Collegno. Anche Bologna comunque ha una squadra costruita per la promozione, penso che vedremo una bellissima partita, un bellissimo spettacolo, partita equilibrata, vediamo come va a finire. D'altronde Bologna ha già militato in B1, nel 2010 è ritornata in B2 per problemi economici. Andiamo a seguire quello che sarà il primo possesso di questa partita, andrà al servizio il numero 14 Francesca Fonsati. È tutto pronto? Allora si comincia la battuta, ottimo il servizio della Dall'Oglio, poi si parte dall'altra parte con Bologna. Poi la Ferro allarga ed è il primo punto che va a Bologna, il muro vincente delle Felsine 1-0. Muro portato a termine dalla Ibe, ottima azione questa difensiva di Bologna. Subito allora vediamo come rispondono in difesa le giocatori di Torino. Alla battuta per andrà a Bologna. Ricezione, l'alzata della Ferro, Masina si immola, Tonelli fischia l'arbitro. Un fallo, c'è stata invasione probabilmente, Federico. Sì, irregolarità. Quindi 1-1. Non ha gestito molto bene questa azione Bologna, ha commesso un'irregolarità, quindi punto, ha pareggiato subito Collegno, che adesso va al servizio con Beatrice Mirandola, la centrale. Ottimo, però forza troppo la battuta, troppo lungo, 2-1 per Bologna. 2-1 Bologna, ha esagerato la Mirandola, ha voluto rischiare, ci sta. All'inizio del primo set, in battuta per Bologna Marianna Masoni, una delle giocatrici più forti per Lidia Volley Bologna. La battuta, ricezione di Torino, Ferro prova l'alzata, la pipe, risposta di Masina, Tonelli prova ancora Bologna, Ferro l'alzata per la veloce della Daniela Gobbo, 2-2, che partenza Federico. Bellissimo, ovviamente sarà importante la regia da parte della palleggiatrice di Collegno. Qui c'è stato un ottimo primo tempo della Gobbo, 2-2, adesso va in battuta Valeria Ferro, proprio lei a cui è affidata la regia di Collegno. Non è fortissima la Ibe, prova a schiacciare e trova il punto del 3-2 Bologna. Sarà fondamentale questa giocatrice che ha un braccio estremamente potente, lo ha dimostrato. Ibe qua ha bucato il muro di Torino e andrà in battuta il numero 10 di Bologna. La ricezione della Fonsati e la battuta ancora di Daniela Gobbo,
che in questo primo set è molto calda. Ottimo il gioco con Valeria Ferro, 3-3. Sì, già due punti per la Gobbo, è partita fortissimo. Adesso prova Eleonora Gili, capitano, va in volo, si alza la palla che non è riuscita a tenere in campo il numero 12, Mariana Mazzoni, non benissimo in recezione, la palla finisce out, punto per Collegno. Eleonora Gili in battuta, 4-3 per Torino. Eccola la battuta, e a rete, ha provato col salto, 4 pari. Stesso discorso che potevamo fare per Mirandola, ci sta a usare in questo primo set. Sì, ci sta a usare, però bisogna fare anche attenzione comunque a non forzare troppo la battuta. Con il numero 2 va Ilaria Dall'Oglio al servizio. Ottima la ricezione della Gili, la Ferro si prodiga per tenere questa palla, poi Fonsati schiaccia, regge bene la difesa di Bologna e poi arriva il punto di Francesca Albertazzi, che abbatte completamente la difesa di Collegno, 5-4 per le ospiti. 5-4, sono partite molto bene le giocatori di Bologna. Ora ancora Ilaria Dall'Oglio alla battuta. Ricezione di Gili, Ferro, Gobbo, la finta, arriva, no, la rete, poi inganna Rossana Zauri che scivola e non riesce a difendere alla perfezione. 6-4, prova un allungo Bologna. Traiettoria maligna questa del pallone, la Zauri stava andando sulla destra, poi la palla gli è purtroppo scivolata sulla sinistra. Adesso ancora la Dall'Oglio in battuta. La Gili ci arriva, poi la Ferro alza per il tentativo di attacco di Collegno, rimane ancora lì dall'altra parte, ci prova Bologna con la Leonardi, però è fuori, si lamentano qua le giocatrici felsine, la palla è finita fuori. Chiamata difficilissima per l'arbitro, da qui ci poniamo un dubbio perché è andata al limite, la schiacciata bellissimo comunque il gesto tecnico della Leonardi. 6-5, l'arbitro ha deciso per punto a Collegno, andrà Daniela Gobbo in battuta. La palla è fuori, la palla, no, vediamo cosa decide l'arbitro, la palla è fuori, 7-5, troppo laterale il servizio di Daniela Gobbo. Su 7 punti di Bologna, 3 gliel'ha regalati Collegno con delle battute sbagliate e adesso andrà a battere la Leonardi. Ci arriva la Fonsati, poi in qualche modo ha provato Beatrice Mirandola a tenerla in campo. Bisogna fare molta attenzione, era una battuta buona questa della Leonardi, non è riuscita però a tenere il pallone la Fonsati. Arriva il primo time out tecnico, ricordiamo che ogni 8 punti e 16 punti ci sarà un time out. Che cosa secondo te stanno dicendo in questo momento i coach in questo primo inizio di set? Beh, Bologna è entrata benissimo in partita, penso che coach Zaccherini dirà alle sue ragazze di continuare così. 8-5, un buon vantaggio di 3 punti, mentre Collegno probabilmente sta pagando l'emozione di giocare una partita così importante, non sono ancora entrate in partita, anche Rossana Zauri, un libero comunque di esperienza che dovrebbe dare supporto alle compagne, non è ancora entrata nella partita, ci aspettiamo una reazione di Torino. Sì, abbiamo detto anche a inizio telecronaca di come forse può pagare l'inesperienza delle giocatrici e abbiamo detto come ci sono degli elementi fondamentali a Bologna che sono stati già protagonisti di partite di questo spessore, sanno reggere la pressione dell'incontro. È entrata intanto in campo Maria Elena Ortolani, è uscita Daniela Gobbo, vedremo come Ortolani impatterà in questa partita. Si riprenderà con il servizio di Bologna. Andrà la Leonardi. Silvia Leonardi, classe 90. La concentrazione di Silvia Leonardi. Col salto. Ricezione ottima di Torino. Ferro prova l'alzata per la Fonsati. Ancora ottima la difesa di Bologna. Arriva Mazzoni. Il muro! Il muro di Mirandola esplode! Il palazzetto di Collegno, ci voleva per Torino un punto del genere, Federico. Assolutamente, primo muro vincente per Collegno grazie a Beatrice Mirandola. E attenzione perché adesso va l'Ortolani alla battuta, è lunga ma riesce a tenerla lì.
Bologna, poi ancora possesso e tentativo di attacco per Collegno con la Fonsati. Ancora Bologna, non riesce a tenerla in campo. Poi la Mirandola per la Ferro, che abbatte il muro di Bologna, 7-8. Un numero ha fatto la Ferro, in precario equilibrio, stava scendendo, è rimasta in aria, ha schiacciato, forse non se le aspettavano. Le giocatrici di Bologna sono state prese in controtempo. 7-8, vantaggio Bologna. Battuta della Ortolani. Ricezione, Tonelli, prova! Ibe, che schiacciata per Bologna, no? Scusate, il numero 15, Francesca Albertazzi, che grazie all'ottima regia di Tonelli porta più 2 Bologna. Diagonale stretta vincente questa da parte dell'Albertazzi, che adesso va al servizio, non riesce a tenerla alla Gini. Ancora dall'altra parte la Ibe, come un gatto, mette le due mani, l'appoggia a terra ed è 10-7 per Bologna. Che energia questa ragazza, in questi primi 10 punti c'è quasi sempre il suo zampino. 17 Bologna. La battuta. Ferro prova il gioco con Fonsati, che prova a schiacciare a terra. Reagisce bene Bologna. Masoni, Ortolani, Ferro. Ancora Fonsati, bravissima. Però le giocatrici di Bologna. Masoni, con l'aiuto della rete, la palla rimane lì. Mirandola, Fonsati, di là il pallone. Masoni. Il gioco per Dall'Olio. C'è qualche protesta, la palla ha toccato la rete. Il punto è per Torino. Sì. Cosa è successo, Federico? Punto di Collegno, sono andati molto bene in questa lettura difensiva e hanno trovato il punto vincente a termine di uno scambio veramente infinito. E adesso ci proverà la Fonsati, salta, la prende molto bene, la tiene viva Bologna. Poi il tentativo di Ibe, fermato, e allora Gili ci riprova molto bene. Ancora la difesa di Bologna, si passa dall'altra parte con Masoni, un tocco morbido, un pallonetto con tanta grazia, aggira il muro di Collegno, 11-8 per Bologna. Gesto tecnico bellissimo, un pallonetto morbido che è andato a scavalcare il muro di Torino. Si fa sentire l'esperienza, come dicevamo, e la classe di Marianna Masoni. La battuta per la Tonelli. Ferro prova la Pai Portolani, ricezione di Masina. Doppio. Lo chiama il palazzetto di Torino, l'arbitro gli dà ragione. 9-11, rimane attaccata la partita. Cuscollegno. Doppio tocco qui della palleggiatrice di Bologna, infrazione, punto per Collegno. E adesso ci andrà sempre Beatrice Mirandola al servizio, flottante, la recupera Bologna, poi si gioca dall'altra parte dove arriva il punto di Marianna Masoni. C'era stato il muro, ma la palla è finita out e quindi 12° punto per le felsine, in vantaggio più 3 punti. Impatto ottimo quello di Marianna Masoni, insieme alla Ibe stanno trascinando Bologna, proprio lei alla battuta. Ricezione, Zauri, va la Gili, tocca il muro, entra in partita anche il capitano di Torino, 10-12. Sì, e sarà fondamentale il suo apporto, è la giocatrice di maggiore esperienza, ricordiamolo, purtroppo non c'è la Costantini, loro due erano le colonne portanti di questa squadra, si sta prendendo sulle spalle Collegno e questo punto lo dimostra. Adesso andrà al servizio Valeria Ferro, la regista di Collegno, ci arriva molto bene Masina, poi ci riprova ancora Bologna con la Leonardi, però viene murato, secondo punto a muro di Collegno, buono così, 11-12, riaccorcia le distanze la squadra azzurra. Sta funzionando il muro in fase difensiva da parte di Torino, ancora Valeria Ferro alla battuta, 11-12, sempre vantaggio Bologna. Ricezione dell'Amazoni! Che errore questo, parità! Sì, non c'è andata con sicurezza in questo bagger molle, probabilmente non era molto sicura di come colpire il pallone, si è visto tutto, questa sua incertezza, la palla tocca a terra, punto del pareggio per le cussine, sempre alla battuta, Valeria Ferro forza troppo, in effetti la palla finisce oltre la linea di fondo dei 9 metri.
13-12 per le ospiti. Respira Bologna, era entrata, rientrata bene in partita Torino con due belle azioni, ora un punto di vantaggio con la Ibe in battuta. La rete, parità, 13 pari, un po' scariche le giocatrici di Bologna dopo un ottimo avvio, forse stanno pagando l'atmosfera che c'è in questo palazzetto, Federico. Tutti ovviamente tenersi stretti attorno alle giocatrici di Collegno. Capitan Gili vola e va a battere questa palla che poi arriva dall'altra parte per Bologna, la schiaccia al suolo Ilaria Dall'Olio. 14-13 per Bologna. Ti hanno subito smentito, Matteo. Hai ragione, Federico, la Dall'Olio comunque quando attacca fa male, l'abbiamo già visto in precedenza, è proprio lei in battuta, Ilaria Dall'Olio. Ricezione Ferro, prova il gioco con la Gobbo che è rientrata, respinta la ricezione Masina, Masoni, Silvestri, il pallonetto, la palla rimane lì, Ferro prova la schiacciata, la Ortolani che fa esplodere il palazzetto, piega le mani di Masina che prova coraggiosamente a prendere il pallone, 14 pari. È crollato il palazzetto Don Milani di Collegno, ha fatto partire una meteora dal suo braccio destro, potentissimo, ed è punto, 14 pari. Attenzione perché ci va Daniela Gobbo in battuta, la forza ancora una volta, quinta battuta sbagliata per Collegno. Bisogna rivedere un attimo questo tipo di situazioni perché su 15 punti regalare un terzo del punteggio su battute non è sicuramente un buon biglietto da visita. In battuta per Bologna andrà adesso Silva Leonardi, ricezione di Gili, Ferro, arriva ancora la Ortolani, ottima la ricezione di Bologna, Tonelli, arriva Masoni, Zauri, bravissima, Ferro, Ponsati, Masoni, Tonelli, ancora Masoni, il muro, ottima la respinta di Ferro, la palla rimane lì con un miracolo, Gili di là, Masoni, Tonelli, il pallonetto, Ferro, Gili di là, che scambio ragazzi, Masina, Tonelli, Masoni, la palla lì e dentro, Albertazzi, 16-14, in più occasioni Collegno ha provato a difendere anche con ottimi risultati, hanno fatto dei sacrifici le giocatrici cussine, ma poi l'attacco di Bologna è andato a segno, 16-14. Sì, pazzesco perché sono andati appunto le giocatrici ospiti con una conclusione nemmeno troppo potente, quando prima ci sono state delle cannonate incredibili dove sono state bravissime le giocatrici in fase di ricezione. Secondo me in questo momento, Matteo, devo dire, la Zauri mi sembra ancora non entrata particolarmente in partita. Lei è sicuramente una di grandissima esperienza, ha giocato in A1, è arrivata proprio quest'anno da Chieri. In fase difensiva lei è un elemento in più, anche su questo punto leggermente in ritardo a scendere a prendere la palla. Torino sta soffrendo molto le schiacciate della Dall'Olio, della Masoni. Ottimo lavoro in regia di Elena Tonelli. Elena Tonelli, una giocatrice esperta, classe 82, una palleggiatrice che ha giocato anche in Serie A, quindi sta trascinando Bologna. Torino sembra sempre poter riprendere la partita, ma poi Bologna allunga. Eh sì, però ricordiamo che comunque le distanze sono solamente di due punti e un'inezia può assolutamente recuperare Collegno. E vedremo come partirà adesso dopo il secondo time out. Va alla battuta, al servizio numero 16, Silvia Leonardi. In salto questa battuta, la Fonsati va in recezione, poi il muro vincente da parte di Masoni sulla schiacciata di Mirandola, punto per Bologna. 17-14 Bologna, anche Francesca Albertazzi, ottimo impatto in questa partita, diverse schiacciate vincenti anche adesso in aiuto a muro. Sempre a servizio Silvia Leonardi, ricezione di Gili, Ferro, Ponsati, solito gioco di Torino, ancora Ferro, dall'altra parte Ortolani, ricezione ottima di Bologna, Masina, deve andare di là il pallone, prova la pipe, Leonardi, Ferro, Ortolani col pallonetto, si immola Leonardi, Masoni, muro di Ortolani, ci crede la Ortolani che ha continuamente attaccato in questa azione e alla fine ha portato a casa il punto, 15-17 vantaggio Bologna. Si è immolata la Ortolani su questo tentativo delle felsine, ha trovato un punto molto importante, terzo muro punto per Collegno. Sempre l'Ortolani con questa flottante va a battere
la tiene lì Bologna, poi si passa dall'altra parte dove c'è Miss Sentenza Francesca Albertazzi, 18-15 Bologna. Stanno soffrendo molto dal lato destro, quindi dove attacca l'Albertazzi, forse c'è da rivedere qualcosa da parte di coach Bertini. 18-15 Bologna, andrà proprio Francesca Albertazzi alla battuta. Concentrazione del numero 15 di Bologna. Eccezione di Gili, non perfetta. Attacco per Bologna, alzata per Masoni. Zauri, Ferro, arriva ancora Fonsati, che questa volta riesce a schiacciare. 16-18, questa volta è andato a buon fine il gioco Ferro-Fonsati. Ha rischiato però, ha messo nel mirino l'angolino, l'ha messa là, ha tolto la polvere dall'angolo. 16-18. E attenzione perché è proprio la Fonsati che va alla battuta in salto. Buona la ricezione di Bologna, si parte ancora dalla Masoni che ancora una volta con questi tocchi, con questi pallonetti a giro al muro, che sta scendendo, lei con un tocco sotto fa rialzare la palla, la fa ricadere a terra. 19-16 Bologna. Che classe, che mano che ha questa ragazza. Tonelli in battuta, 19-16. La ricezione di Fonsati, Ferro, ci prova la Gili, che buca la difesa della Tonelli. Hanno bisogno del loro capitano la squadra di Torino. Intanto rientra la Gobbo, 17-19 vantaggio Bologna. Che carica che ha dato la Gili, è andata a fare punto dove tra l'altro ha scaricato tutta la sua tensione in questo tiro potentissimo e poi ha urlato contro le sue compagne come ad incitarle per vincere. Beatrice Mirandola al servizio, una flottante, la recupera molto bene Bologna. Siamo da questa parte con la Dall'Olio, ottima ancora Mirandola verso Gili, il muro di Bologna ancora una volta vincente, ed è stata Marianna Masoni la schiacciatrice che si è opposta a questo tentativo di Collegno. Soffrono molto le schiacciatrici di Bologna, le giocatori di Torino hanno chiamato un time out. 20-17 Federico. Andiamo un attimo uno sguardo a come stanno giocando le ragazze in campo. Sicuramente impatto positivo da parte di Bologna per Marianna Masoni, Ibe e Albertazzi, mentre da parte di Torino ci aspettiamo di più da Gili, Zauri come già detto, mentre Daniela Gobbo e la Ferro stanno provando di tutto per far restare le proprie compagne di squadra attaccate alla partita. Beh, però devo dire che è una partita estremamente equilibrata, l'avevamo detto, d'altronde la posta in palio è molto alta e c'è tantissima tensione la si percepisce d'altronde in questo palazzetto quest'oggi. Il primo set è sempre quasi un set di studio. Vediamo poi come si evolve la partita. Alla battuta Marianna Masoni, 20-17 per Bologna. Risposta di Fonsati, rischiosa di Lagobbo, Ibe, Tonelli, arriva Silvestri, bravissima Zauri a cercare di rimediare una situazione complicata in difesa, ma la schiacciata della Silvestri ha letteralmente bucato la difesa di Torino. E questo è un punto importante, 21-17, mancano 4 punti all'assegnazione del primo set. In battuta va Marianna Masoni, flottante, recupera molto bene la Gili, Ferro va sempre da lei, dalla Gili, tentativo murato ma che viene tenuto in vita da Bologna, poi dall'Olio. Ancora benissimo l'Ortolani, Fonsati la rialza per la pipe che non va a segno, quindi ancora Ibe sale al cielo e scaraventa con il destro a tutto braccio la palla al di là della rete trovando il punto. 22-17, ci aveva tratto in inganno il tabellone. Punto fondamentale quello della Ibe, più 5 a solo 3 punti dalla conquista del primo set. Bologna ha in mano il primo set, devono gestirlo al meglio. Torino invece un po' in difficoltà, cosa devono fare secondo te Federico le giocatrici di Torino per recuperare questo set? Non è facile perché stanno secondo me andando anche molto bene a muro, hanno fatto 3 punti a muro, non è facile quando hai di fronte delle schiacciatrici del calibro di Ibe e Dall'Olio, stanno facendo molto molto bene. E probabilmente il primo set andrà a Bologna, mancano solo 3 punti alle felsine. Alla battuta ci andrà Marianna Masoni, classe 86, flot
ottimo l'affonsato, Ferro allarga da quella parte per Gili, si va a cercare il capitano che trova le mani del muro, traiettoria che si impenna e poi va a cadere ancora sulla parte pitturata in blu nel campo. 18-22, ci crede Collegno. Provano la rimonta le ragazze di coach Bertini, in battuta Valeria Ferro, e sostiene tutto il palazzetto. Risposta di Bologna, Tonelli alza per Dall'Oglio, il pallonetto, il muro, Ibe, Tonelli, Silvestri con l'aiuto della rete, arriva Ferro, Gobbo, Gili, muro, la palla rimane lì, Ortolani, Zauri, attacco per Bologna ora, Tonelli, Dall'Oglio, il funziona, il muro di Gili che adesso sì sta rispondendo alle attese. 19-22. E come vedi, d'altronde si va a cercare sempre lei, la palleggiatrice Valeria Ferro, la regista di questa squadra, sa che sulla sua sinistra può trovare sempre la Gili pronta, è andata a muro vincente. 19-22, ora ci prova, proprio ci ha provato in questa circostanza Valeria Ferro, forza troppo la battuta. Questa è la chiave di lettura di questo primo set, 6 errori in battuta per Collegno sono troppi, sono 6 punti regalati per forzare la battuta, di solito si dovrebbe cercare di portarla perlomeno al di là nel campo avversario, mentre entra Soverini al posto della Ibe. Errore pesante quello della Ferro, 23-19 per Bologna, proprio la nuova entrata Maria Cecilia Soverini in battuta, giovanissima, classe 96. La concentrazione della giocatrice di Bologna. Risposta della difesa, la palla rimane lì. Gili con un miracolo. Zauri, ora possibilità di attacco. Ferro, Gili, tocca al muro. 20-23, ci crede Gili. Che azione, che attacco di Torino. Ottime le risposte difensive di Gili prima e Zauri poi. Proprio il capitano poi ha chiuso il punto. 20-23. E vedi che se riescono a migliorare queste due giocatrici è combustibile in più per Collegno, che comincia a muoversi ad avvicinarsi a Bologna. Proprio la Gili al servizio, palla dentro, la tiene la Bologna, poi questo muro, la palla danza lungo il nastro. Ferro dall'altra parte a cercare l'Ortolani, potente, ma Bologna la tiene in vita, ancora a cercare la Leonardi, muro vincente sempre da parte di Collegno, questa volta è Ortolani, quinto muro vincente per Collegno. 21-23, 23-21 per Bologna, timeout chiesto dai Felsinei. Torino ci crede, non vuole mollare questo primo set, Gili sta trascinando le sue compagne, anche Ortolani sta bucando la difesa di Bologna che in questo momento è un po' in fase di appannamento, Federico. Sì, probabilmente quando è arrivata a 5 punti di distacco si sentiva già arrivata la conquista del primo set, invece l'avevamo detto, sarà una partita estremamente equilibrata, le due squadre hanno potenzialità infinite. 21-23 come biglietto da visita per questo primo set è importante, soprattutto per il pubblico che risponde veramente in maniera calorosa, potrebbe essere un elemento fondamentale in questa partita. Ogni punto di Gili e compagni viene accolto da un'ovazione del pubblico di casa. Proprio Eleonora Gili in battuta, 23-21 per Bologna. Attimi importanti per decidere questo set. Risposta di Masoni, Tonelli, Dall'Oglio, buca il muro, 24-21. La risposta che voleva Bologna è arrivata da Ilaria Dall'Oglio. Si era leggermente avanti la Ferro in questa fase difensiva, quindi è stata bucata, attenzione perché entra Farina, 1,94 m, un portento fisico, una giocatrice che fa paura per la sua potenza, sarà anche fondamentale ovviamente a muro. Ci prova Dall'Oglio adesso al servizio, in salto, la Gili la tiene, Ferro ottimo per la Gobbo che ha provato un tocco sotto, letto bene però da Bologna, si parte dall'altra dal settore di sinistra con la Leonardi che ha provato a schiacciare, ancora una volta il muro vincente di Collegno. Stanno prendendo le misure le giocatrici torinesi, set point, ma batte Torino con Daniela Gobbo, stavo dicendo, in difesa col muro stanno prendendo le misure, vediamo se riuscirà la remontada da parte di Collegno Custorino. Daniela Gobbo, numero 4 alla battuta. La concentrazione, il silenzio di tutto il palazzetto. Masina, Tonelli,
Arriva Albertazzi. Masoni. E lunga la schiacciata di Leonardi. Vediamo cosa è successo, perché esultano un po' tutte e due le squadre. Forse c'è stato un tocco a muro, Federico. Eh sì, probabilmente c'è stato, anzi assolutamente, il tocco a muro. Adesso si stanno consultando i due arbitri. Punto Bologna. Quindi primo set vinto dalle ragazze di coach Zaccherini, 25-22, un set molto combattuto dove Bologna ha però sempre avuto la sensazione di controllare il gioco, è vero Federico? Sì, è vero, Bologna sta facendo una partita ottima. Se andiamo ad analizzare quello che è il tabellino di questo primo set, vediamo che Collegno è andata molto molto bene a muro. 6 punti a muro per le universitarie, però tante battute sbagliate, 6, e in effetti poi sul conteggio finale, finito 22-25 il primo set, queste 6 battute sbagliate pesano e come nell'economia della partita. Pesano e come, sono davvero troppe, come dicevi tu, devono migliorare al servizio, un po' più di intensità in difesa. Nell'ultima parte del primo set hanno preso le misure le ragazze di coach Bertini a muro, devono limitare assolutamente Marianna Masoni e Ilaria Dall'Oglio, che stanno facendo davvero male alla difesa cussina. D'altronde la Masoni la conosciamo, è una giocatrice strepitosa, d'altronde tra l'altro lei è nata a Taranto, è stata in A2, in B1, ha militato con diverse squadre in queste categorie. Sono categorie importanti, soprattutto lei ha fatto anche qualche presenza in A1 al Santeramo. Questo peso, ovviamente, l'esperienza è un ingrediente fondamentale per andare a vincere queste partite. Dicevamo che Collegno ha una difesa estremamente forte, ha subito solo 18 set in tutta la regular season. Questo primo set lo ha regalato, forse proprio perché in fase difensiva c'è stato anche un problema di comunicazione. Certi punti ho visto da parte delle giocatrici, non c'è stata l'intesa e l'alchimia che bisognerebbe trovare proprio per limitare appunto le schiacciate delle giocatrici ospiti. In attacco forse per Torino pesa l'assenza di Silvia Costantini, classe 92, schiacciatrice che tra l'altro fa coppia con Eleonora Gili in un doppio di beach volley, stanno raggiungendo anche ottimi risultati a livello nazionale. Come dicevo prima, potrebbe pesare l'assenza del numero 7 di Torino in fase offensiva. Questa è una giocatrice, la Costantini, che è una giocatrice a tutto campo, perché ha delle percentuali altissime sia in fase di realizzazione ma anche in fase di ricezione, in fase difensiva, ed è un elemento fondamentale perderla tra l'altro in maniera banale per un'amichevole in preparazione di questa partita. È stato un duro colpo per Vittorio Bertini e ovviamente deve trovare una diversa lettura, una differente sistemazione alle squadre per cercare di sopperire a questa assenza e rendersi più pericolose anche in fase d'attacco. Ci siamo, sta per cominciare il secondo set fondamentale per Torino, che se vuole vincere questa partita deve vincere e pareggiare la partita. 1-0 per Bologna, 25-22 il primo set. In battuta andrà per Bologna Elena Tonelli. Elena Tonelli sta gestendo al meglio la regia offensiva della squadra felsinia. Ha messo in moto due carri armati come Ilaria Dall'Oglio e Marianna Masoni. Il merito del primo set va a tutto il gruppo di Bologna, ma soprattutto a Tonelli, Masoni e Ilaria Dall'Oglio. Ci siamo, ultimi istanti, il palazzetto incita le proprie beniamine, devono dare il tutto per tutto in questo set le giocatrici cussine. Tonelli, Gili, Ferro, arriva Bonsati, ottima la ricezione di Ferro, Ortolani, la palla di là. Dall'Oglio troppo facile, un calcio di rigore in movimento diremmo se fosse calcio. Non c'era la difesa di Torino, 1-0 Bologna.
come ho detto prima, non c'è un problema di comunicazione in fase difensiva. La Zauri non si è accorto che la Gili era in una posizione migliore per poter ricevere la messa a controtempo. Attenzione perché ci prova ancora la Tonelli in battuta. Ottima la ricezione di Collegno, si passa sempre dall'Ortolani che tira fuori una cannonata, però viene respinta da Bologna. Ancora Collegno con Mirandola, una giocatrice fondamentale, a mio modo di vedere quella che sta meglio figurando per Collegno, quella che è riuscita ad essere più produttiva in fase offensiva, lo si è visto anche in questa circostanza. Eleonora Gili alla battuta, il capitano, ricezione di Dall'Olio, Tonelli, Masoni dall'altra parte, cosa ha trovato? Un diagonale perfetto di Marianna Masoni, c'era il buco, 2-1 per Bologna. Diagonale stretta della Masoni, grande esperienza, ha trovato il pertugio giusto là dove non c'era nessuno. 2-1 per le ospiti. Bologna è partita come aveva finito il primo set e adesso va alla battuta sempre lei, Marianna Masoni. Quindi si passa per la Mirandola che ha provato ad imitare proprio la Masoni con un diagonale stretto, il suo tentativo però è stato fallimentare perché ha trovato solamente la rete. 3-1 Bologna. Marianna Masoni alla battuta. Ricezione di Fonsati. Zauri cerca di recuperare un pallone improbabile. Fonsati deve buttarla di là. Ibe. Tonelli Dall'Olio. 4-1. Che inizio di set per Bologna. Devono ritrovare la concentrazione le giocatrici di Torino. Non è impossibile recuperare questo svantaggio. Mamma mia che fucilata che ha tirato fuori la Dall'Olio. 4-1 e adesso a livello psicologico secondo me Collegno sta pagando veramente tantissimo. Una chiave di lettura potrebbe essere, Matteo, il fatto che Collegno non gioca da 20 giorni. L'ultima gara ufficiale risale a questo arco temporale dal punto di vista di intensità, di ritmo e probabilmente appunto anche a livello mentale può pagare Collegno. Probabilmente hai ragione tu, hanno staccato la spina per 20 giorni e la tensione di playoff della gara ufficiale forse non è ancora entrata nel sangue di Collegno quest'oggi. Marianna Masoni alla battuta, 4-1 Bologna. Ricezione di Gili, Ferro, Mirandola per una veloce risposta ottima da parte di Bologna, la palla rimane lì, Tonelli, Silvestri, il pallonetto, miracolo da parte di Ortolani, Gili di là, Tonelli, Silvestri, il muro, Ferro, Mirandola, Fonsati, il muro, Zauri con un miracolo, Ferro, la pipe dell'Ortolani questa volta funziona, funziona il muro di Silvia Leonardi. 5-1 per Bologna. Strepitoso, già provato tre volte Collegno a sfondare, le prime due volte non c'è riuscita, la terza volta nemmeno, però è muro vincente per Bologna che mette la freccia 5-1. Servizio delle Felsine, qui la ricezione un po' strana della Fonsati, poi la Ferro ha provato ad inventare e poi questa volta Mirandola ci mette la mano. Arriva prima sul pallone, 2-5, ci deve credere, questo punto serve a dare ossigeno alle universitarie. Mirandola non sta sbagliando quasi nulla, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Ora è dura recuperare questi tre punti, manca tanto, però devono entrare nell'ottica di rimontare le giocatrici di Torino. Fonsati alla battuta, è un'ennesima battuta, forse la prima di questo set, la settima della partita, 6-2 per Bologna. Io credo che in una situazione di questo tipo sia meglio non forzare le battute, andare un po' più sul sicuro. Ibe al servizio, flot, Zauri la chiama, Ferro proprio là per la Mirandola, la tiene però in vita ancora Bologna, costretto al free ball qui la squadra ospite, poi la Ferro ancora ci ha provato a sorprendere, ma non si fanno sorprendere le giocatrici di Bologna. Dall'Olio non va, però va l'Albertazzi che trova il punto del 6-2, 7-2 scusate, sta partendo Bologna, se ne sta andando, fugge verso il secondo set. Ci ha provato Valeria Ferro con un paio di giocate intelligenti ma reattive le ragazze di Bologna a rispondere, ora Ibe in battuta. Corta 3-7, forse fa bene per il morale delle ragazze in maglia blu.
7-3 per Bologna, imbattuta una delle migliori in campo in questo secondo set, Beatrice Mirandola. Beatrice Mirandola, qua Ibe forse non era abbastanza concentrata, ha sbagliato la battuta, vediamo se sceglie per una battuta flottante o al salto, non è un flot, però ancora una volta lungo, forza. Questa battuta è, si va a sedere in panchina rassegnata, entra Lazzauri al suo posto. 8-3, quindi time out per le ragazze in campo. È dura per Torino, se non cambia mentalità questo set non lo recuperano più, perché Bologna è entrata in campo con una mentalità aggressiva, la stessa del primo set, dall'olio soprattutto con le sue schiacciate sta facendo male, devono trovare la quadratura del cerchio in difesa. In fase difensiva secondo me Bologna sta facendo un lavoro encomiabile, sempre molto attente, si gettano su ogni pallone, sono ben disposte in campo, non ci sono buchi, varchi dove colpire, mentre invece qualche volta Collegno lascia delle falle su cui si inseriscono molto bene le schiacciate delle giocatrici bolognesi. È dura ovviamente perché in casa sei sotto già di un set, nel secondo set sei già sotto di 5 punti, serve una scossa, c'è bisogno di muovere le acque stagnanti di questa partita. Collegno fino a questo momento non l'ha fatto molto bene, ha bisogno adesso, dopo aver parlato con Vittorio Bertini, uno che ne ha vissute di tutti i colori, cercare di trovare questa ripresa, questa scossa. Ilaria Dall'Olio adesso va al servizio, salta, c'è la Fonsati, poi ancora da questa parte a cercare la Gili, muro di Bologna, quindi ancora malissimo l'Ortolani, malissimo, l'ha colpita veramente in maniera brutta e qui si torna nella sua postazione completamente rassegnata. Un po' nervosa il numero 3 di Torino, deve trovare la concentrazione per fare attacchi migliori. Battuta, sempre Ilaria Dall'Olio, Fonsati, Ferro, bravissima Daniela Gobbo, Ferro una delle migliori sia in fase offensiva che in fase difensiva, ha messo un cioccolatino per Daniela Gobbo che non se l'è fatto ripetere due volte, 9-4 per Bologna. Sì, Ferro è la regia di questa squadra e devo dire che sta giocando abbastanza bene, è anche quella che ha più coraggio, prova qualche giocata forzata ma sempre molto intelligente. Adesso va lei al servizio, salto facile però la ricezione di Bologna che manda la palla di là. Ancora Bologna può ripartire con questo attacco respinto da Collegno, si riparte dall'altra metà campo dove l'Ortolani va a trovare l'out perché cercava le mani del muro ma non l'ha trovate, fuori oltre i 9 metri. È consapevole del suo errore Maria Elena Ortolani. 10-4 per Bologna alla battuta. Silvia Leonardi, Zauri, Ferro Gobbo, premiata ditta in questo frangente di match. 10-5, un po' di morale ci vuole per Torino, 5 punti ma manca ancora tanto alla fine del secondo set. Diagonale offensiva perfetta e adesso prova la Gili con questa battuta Dall'Olio. Tonelli dall'altra parte, murata alla grande il tentativo di Bologna, poi ancora la Gobbo sfonda il muro felsineo e trova il punto, il sesto punto, 6-10 per Collegno. È on fire Daniela Gobbo, 10-6, cercano di incitare il pubblico che non vede l'ora di fare rumore e spingere le proprie ragazze a recuperare questa partita. Eleonora Gili, coro per lei. Sì, ci ha parlato Vittorio Bertini, chissà cosa ha detto al suo capitano. Eccola in battuta. Ricezione di Bologna, Tonelli, Albertazzi, ottima la Zauri in questo momento. Ortolani. È fuori, troppo alta la risposta di Tonelli. 10-7, meno 3 per Torino. Ortolani in questo caso è stata anche fortunata perché la palla è andata a toccare il soffitto del palazzetto. Sì, non ha colpito in maniera coordinata la Dall'Olio, la palla si è impennata e ha toccato il soffitto. Punto per Collegno che va in battuta in questo frangente, ci prova l'Albertazzi, ancora un muro vincente da parte di Collegno, 8-10,
si accorciano le distanze. Stanno rientrando in partita e infatti lo capisce. Coach Zaccherini chiama un time out per Bologna per cercare di spezzare il ritmo delle giocatrici di casa. Ottima risposta sia da parte della difesa che da parte dell'attacco. Daniela Gobbo, fantastica, Federico. Assolutamente, si sta facendo molto molto bene. Vediamo adesso, probabilmente ha percepito la difficoltà della sua squadra. Zaccherini sta chiedendo probabilmente più concentrazione, è calata un po' l'attenzione e si è vista. È normale che per Collegno sarà fondamentale cercare di inanellare una serie di punti che diano morale. Non è mai finita in questo sport, bisogna sempre crederci fino all'ultimo. C'è da dire che forse Collegno paga un po' a livello psicologico, perché è una squadra che per 16 volte nel suo girone ha vinto con il risultato di 3-0, quindi trovarsi sotto è una situazione inusuale per loro. E adesso ci proverà Capitan Gili in battuta. Ancora una volta legge bene Bologna, poi ci prova in questa schiacciata Marianna Masoni e punto 11-8. Ha forzato ma ha trovato il campo, e quindi forza e rischia sempre Marianna Masoni, ma trova punti incredibili, che giocatrice. Alla battuta Albertazzi, risposta di Gili, Ferro, arriva Ortolani con un pallonetto, attenta Tonelli, ancora Marianna Masoni, Zauri, Ferro va sotto rete, Ponsati di là, invasione, punto per Bologna 12-8. Ha fatto bene il time out alle ragazze di Zaccherini. Stavi dicendo prima di quanto stia giocando bene Ferro, lo si è visto anche qua sotto rete, è riuscito a prendere una palla incredibile, poi la sua compagna è andata a fare infrazione e adesso ci prova Francesca Albertazzi al servizio. C'è la Zauri in qualche modo, Collegno costretto al free ball, Tonelli apre dall'altra parte per Masoni che trova le mani del muro, la mirate, ha visto che non erano ben compatte, indirizzate verso il campo di Bologna e ha trovato un punto vincente, 13-8, time out per Collegno con l'acqua alla gola. Imita il suo collega Zaccherini, coach Bertini, vuole spezzare il ritmo che ha trovato in questi ultimi minuti Bologna. Masoni quando serve si fa sentire, con la sua classe, con la sua esperienza ha messo punti incredibili e ha aiutato a spezzare il ritmo di Collegno, che comunque stava rientrando bene in partita. Sì, ma la Masoni è una giocatrice strepitosa, gioca anche con la nazionale, ai giochi del Mediterraneo in Spagna ha conquistato anche il bronzo, benissimo anche alle Universiadi in Turchia, è una giocatrice con la G maiuscola, questa Marianna Masoni, una schiacciatrice veramente di grandissimo livello e lo sta dimostrando, il suo fatturato offensivo cresce ogni set sempre di più, ed è un elemento fondamentale ovviamente per Bologna. Tutto pronto per la ripresa del gioco, Francesca Albertazzi andrà al servizio, salta Zauri, la tiene viva, quindi da questa parte verso Ponsati, il muro che però non è vincente, Ponsati la rialza verso la Gili, ancora muro e ancora ci riprova la Gili, ancora muro, però la palla va questa volta dall'altra parte, Tonelli di là a cercare la Masoni, è proprio qua la chiave di lettura di questo secondo set, i muri di Bologna sono sempre perfetti, quelli di Collegno invece hanno qualche crepa. Che difesa, sembrano una fortezza invalicabile le ragazze di coach Zaccherini. Masoni e Ibe si fanno sentire a muro. Ancora in battuta Francesca Albertazzi, 14-18 per Bologna. Ferro, Gobbo, murata l'ennesima volta. Ferro, Ponsati col pallonetto, miracolo di Bologna. Arriva Masoni, muro questa volta di Collegno, Tonelli. Leonardi, respinta di Ferro, Ortolani, e questa volta è vincente la schiacciata di Maria Elena Ortolani. Ne aveva bisogno la giocatrice numero 3 dopo diversi errori, forse questa può essere la svolta della sua partita. Ortolani ha una frusta al posto della mano, quando gliela alzano bene fa partire delle cannonate micidiali, sono difficili per le giocatrici di Bologna da leggere, e adesso ci prova la Gobbo in servizio,
Ottima Bologna Tonelli, apre dall'altra parte per il tentativo di Marianna Masoni, però va fuori ancora una volta, però Masoni ci ha provato con questo tocco sotto. È la prima volta che la vediamo sbagliare, vero Federico? Sì, in effetti è vero, vabbè ci sta, dai. Daniela Gobbo alla battuta, 14-10 per Bologna, ci prova Torino. Respinta di Bologna, Masina, ancora per Masoni che buca il bugger di Daniela Gobbo. 15-10, che potenza in questa schiacciata. Devo dire che a livello psicologico paghi avere di fronte una giocatrice così. Quando la palla arriva a Masoni, per Collegno non resta che fare una preghiera e sperare che sbagli. Attenzione, il servizio da parte di Bologna. Ferro, allargata dall'altra parte per Fonsato. Smorza il pallone. Il muro di Bologna che ci prova con Dall'Olio. La palla rimane lì. Poi ancora Masoni. Invasione da parte della Fonsati. Time out, ma ancora una volta bisogna elogiare coach Zaccherini per il lavoro che ha fatto a muro. Non ne passa una di schiacciata di Torino, sempre Ibe, Dall'Olio, Masoni sono fantastiche a muro, devono trovare soluzioni offensive diverse se vogliono far male a Bologna questa sera. Sì, probabilmente sono abbastanza prevedibili in fase offensiva le giocatrici di Collegno. C'è da dire che nonostante abbiamo visto in questo secondo set tantissimi muri di Bologna, solamente uno però è stato vincente, il che vuol dire che Collegno è sempre molto attenta sulle respinte, però è normale che quando ogni tentativo ti viene murato diventa difficile provare a reagire, soprattutto se sei sotto di un set, e ora i punti sono tanti, sono 6 punti, è praticamente un abisso, però nulla è perduto, sono cariche le ragazze di Bertini. Dazzauri cerca di incoraggiare le sue compagne, Ferro, Mirandola e Gobbo in questo set le migliori, Gili così in fase alterne, buona in fase difensiva, dovrebbe fare meglio in fase offensiva come ha fatto al termine del primo set. 16-10 per Bologna. Tonelli alla battuta, Fonsati, Ferro, Mirandola trova il buco nella difesa di Bologna, 16-11, si rianima il palazzetto qui a Collegno. E qui chi ci doveva essere al centro? Tutti larghi, tutte sulle fasce. Mirandola è una che quando schiaccia va sempre a guardare dove deve mirare, ha trovato il buco, ha trovato anche il punto. Attenzione, Ortolani a servizio, ottima la ricezione di Bologna, poi Ibe sbatte di fronte all'Ortolani che è evidentemente galvanizzata dal punto e trova il secondo muro vincente per Collegno. 16-12, Maria Elena Ortolani alla battuta, fase fondamentale del secondo set, qui Torino deve recuperare. Risposta di Orlandi, Tonelli, arriva la Ibe, ottima la respinta della difesa di Torino, si gioca ancora, Tonelli, Dall'Olio, il muro, arriva Ortolani, questa volta non ce la fanno le giocatrici di Torino, avevano già recuperato palle impossibili, intanto si lamentano con l'arbitro, forse erano solo due tocchi quelle della difesa torinese. Protesta il pubblico, protestano le giocatrici. Punto a Bologna, 17-12. Andiamo a vedere la capitana Eleonora Gili che va a parlare con l'arbitro. Arbitro Linda Caverzaghi. Federico, tu hai visto forse meglio di me, erano 2 o 3 i tocchi. Sinceramente non saprei dire. Sono riuscito a vedere molto, molto bene questa fase difensiva da parte di Collegno. Punto a Bologna ufficiale, non ha dubbi, Linda Caverzaghi. Marianna Masoni a fil di rete, Zauri, arriva il pallonetto di Ortolani, ottima la risposta della difesa di Bologna, Dall'Olio, Ortolani, Zauri, ancora Ortolani, di là, Tonelli, arriva Dall'Olio, palla fuori, 17-13, non è andata a buon fine la schiacciata della Dall'Olio, una delle rare volte in questa partita, Federico. Sì, è andata troppo profonda, troppo violenta, questa era una scelta arbitrale troppo facile per la Caverzaghi. Prova a recuperare Collegno e ci prova con Fonsati, Francesca Fonsati, ma sbaglia, non ci voleva. Malamente.
sbaglia malamente, l'ha colpita male, la palla che è morta sulla rete. Non ci voleva per Torino questo errore. 18-13, c'è un cambio, entra Maria Cecilia Soverini e esce Ibe. Ibe a muro, è stata eccezionale. Sì, è vero, però è calata invece in fase d'attacco, cercare il punto, però è stata fondamentale a murare ogni tentativo di Collegno. La giovane centrale di Bologna in battuta. Ferro con una rovesciata. Rimane in gioco il pallone. La fuori, e fuori la schiacciata di Silvia Leonardi. 14-18 per Bologna. Sì, non c'è stato il tocco del muro questa volta. E quindi punto per Collegno. Beatrice Mirandola al servizio, flottante ma potente. Tonelli a cercare ancora l'Albertazzi, in qualche modo Collegno, e poi l'Ortolani, ennesimo errore, sottotono, decisamente sottotono, Maria Elena Ortolani, per lei c'erano stati 2 anni di stop, poi è rientrata, stava facendo benissimo, però non in questa partita. 19-14 per Bologna, Ilaria Dall'Olio l'ha battuta, Fonzati, Ferro, arriva Gili, potente la battuta, bravissima la Masina in ricezione. Masoni, il pallonetto di Bologna, ancora Gili, il pallonetto Dall'Olio, Tonelli, arriva la pipe di Masoni, ottima la ricezione di Fonzati, ancora Gili, fuori, era stata costruita bene questa azione offensiva da parte di Torino, ha allargato troppo la conclusione Eleonora Giri. 20-14, ha provato con una schiacciata in diagonale stretta, però se cerca la Giri può fare male Collegno, deve andare dal suo capitano Dall'Olio in servizio. Zauri, ottima la ricezione, Ferro a cercare Gobbo, ancora una volta Bologna perfetta dall'altra parte, ancora la Zauri micidiale, poi la palla torna ad Albertazzi che va a segnare il punto. Sì. È stata molto opportunista Francesca Albertazzi in questa occasione. 21-14. 21-14, meno 7 per Torino. Si deve far sentire adesso il pubblico, il momento più delicato, più 7 per Bologna, vicina anche alla vittoria di questo secondo set. Sta per entrare la Nardoianni, anzi no, ci ha ripensato. È entrata Martina Guerrini. Sì. Voleva far entrare anche la Nardoianni, coach Vittorio Bertini, che poi con un gesto di stizza manifesta tutta la sua preoccupazione per questa gara 1 dei playoff. Ilenia Dall'Olio al servizio, Zauri la tiene viva, Gobbo la alza ma malamente, troppo sotto la rete, non può far nient'altro la Gili. 22-14 per Bologna. Ha bisogno di un episodio in questo momento. Si fanno sentire anche i tifosi arrivati da Bologna. Un dominio assoluto delle ragazze di coach Zaccherini. Rientra Ortolani. In battuta Ilaria Dall'Olio. Ilaria Dall'Olio cresciuta proprio nella società felsinea. Fonzati, Ferro, Gili, murata, Gili ancora di là. Tonelli, Masoni non potente questa volta, facile Ortolani, Ferro, Gobbo, muro a rete. 22-15, punto per Torino, buono questo attacco delle Cussine. Sì, ottimo la fase, la transizione offensiva di Collegno, brava la Gobbo, ha visto che il muro non si stava opponendo in maniera decisa ed entra la Costantini, che era tenuta in maniera precauzionale là in panchina, sembrava non potercela fare, è evidente che in una situazione di assoluto pericolo Vittorio Bertini ha deciso di schierarla, vedremo anche quali saranno le sue condizioni. Il servizio che è stato murato, è stato tenuto in piedi da Bologna e poi Ortolani, non c'è il tocco al muro, direttamente out, punto per Bologna, e questa è una mazzata terrificante, devo dire Matteo, che è sembrato anche a me che non ci fosse nessun tocco a muro, anche se qua il pubblico protesta in maniera calorosa. Linda Caverzaghi era più vicino di noi, penso abbia fatto la scelta giusta. 23-15 per Bologna.
alla battuta Silvia Leonardi. Ferro, Gili, che risposta della Dall'Olio. Tonelli, Masoni in rampa di lancio, Murata, Dall'Olio, Tonelli, il pallonetto di Albertazzi è dentro. 24-15, che giocata di Albertazzi. E attenzione, perché qua c'è il punto più importante del match, set point per Bologna, e va alla battuta Silvia Leonardi, una palla che pesa come un macigno, ma dall'altra parte la tiene dentro Costantini. Gobbo verso l'Ortolani, questa volta è vincente la sua schiacciata. 16-24, prova a tenersi appeso a un veramente una speranza minima, a un lumicino, esatto, esatto. Vediamo se Eleonora Gili sarà in grado di rialzare le sorti della sua squadra. Leonardi, rovesciata di Tonelli, intelligente, Ferro, Gobbo, 17-24, secondo punto consecutivo per Torino, punto importante per il morale, per crederci. Non è ancora finita per le ragazze di coach Bertini, anche se Bologna sta dominando più che nel primo set. Esatto, è vero, ha avuto una crescita incredibile. Attenzione, Gili al servizio, in salto, la tiene la Dell'Olio, poi Albertazzi, la conclusione, torna verso Gobbo, il pallone, lo scaraventa, ma attenzione, è punto di Bologna. Non c'è stato il tocco, palla fuori, secondo set, vinto da Bologna, 2-0, 25-17 il parziale, dopo il primo finito 22-25, sempre a favore di Bologna. Federico, set decisivo, se Bologna vince porta a casa la partita e poi potrà chiudere i conti nel ritorno in casa. Esatto, nella lettura proprio dell'andamento dei due set vediamo come, contrariamente a quanto ci potessimo aspettare, Collegno ha avuto un calo. Forse appunto la chiave di lettura è proprio quella che dicevamo prima, ovvero è una squadra che difficilmente si è trovata sotto questa stagione, in una partita poi così importante non è riuscita ad andare a segno con grande efficacia Collegno, solamente 17 punti in questo secondo set. Vedremo quali saranno le contromosse di Vittorio Bertini, dovrà lavorare molto sicuramente sulla sicurezza, sulla convinzione di questa squadra che nel secondo set si è proprio spenta. Se prima aveva delle difficoltà, probabilmente solo in fase difensiva, ma aveva dimostrato comunque di essere viva, di aver sbagliato tante battute, e là che si poteva migliorare, lo ha migliorato, però dal punto di vista offensivo è calata notevolmente, non è più riuscito a trovare la bussola. L'ingresso di Silvia Costantini è significativo perché è una giocatrice importante, era data non al meglio, tenuta in panchina, sotto 2-0, bisogna metterla dentro. In teoria non doveva nemmeno giocare, è normale che quando sei sotto di due set in casa, in una partita così importante, ti giochi l'approdo alla finale per poi andare in B1, tiri fuori l'asso nella manica e speri, preghi e speri che la Costantini riesca a portarsi, a prendersi sulle spalle Collegno con la sua esperienza. Vedremo anche se la coppia, la premiata ditta Costantini Gili, che tanto bene fa nel beach volley, potrà tirare su Collegno. Sì, Bologna, la forza di Bologna molto probabilmente la fisicità delle proprie ragazze. Abbiamo visto come a muro, come in difesa, come in attacco stanno dominando. Le soluzioni che deve affrontare coach Bertini devono essere diverse. Daniela Gobbo, per quando è stata in campo, è stata fondamentale, sempre a punto, molto attenta. Maria Elena Ortolani invece in questo set davvero male, errori. Sì, molti errori, ha forzato molte schiacciate. Lei che era stato un fattore determinante nel primo set, perché grazie alla potenza del suo braccio aveva trovato numerosi punti, in questo secondo set è calato, ha sbagliato tantissimo. A me sta piacendo sinceramente la regia di Valeria Ferro, che ha fatto molto bene, l'avevamo detto, e vediamo adesso. Giocatrice molto intelligente. Sì, bisogna
Adesso io credo che questo è il set ovviamente decisivo per Collegno, deve tirare fuori tutto il meglio, ma soprattutto si deve scaldare molto. Il palazzetto Don Milani ha bisogno del suo pubblico. Anche Francesca Fonsati in fase difensiva è stata molto attenta e molto brava. Rispetto al primo set ha attaccato di meno, probabilmente è stata una scelta di coach Bertini, però bisogna elogiarla in fase difensiva. Sì, però non ha pagato questa scelta di fatto, perché poi è andata a peggiorare anche nel fatturato del set con solamente 17 punti. Si riparte proprio da Silvia Costantini, 21 anni, ma classe ed esperienza da vendere. Concentratissima, va al servizio in salto e sbaglia. Primo punto regalato a Bologna. Deve ancora forse trovare il ritmo partita, come dicevamo prima, non è al meglio. Magari nel corso del set ci farà vedere cose buone. Tonelli dall'altra parte, anche lei ottima questa sera. Mirandola, concentrazione di Gili. Masina bravissima in ricezione. Masoni, la palla deve andare di là. Ferro, Mirandola, Tonelli, Ibe dall'olio, può gestire l'attacco ora a Torino. Ferro con la rovesciata, non viene sorpresa la difesa bolognese, dall'olio per la schiacciata, il muro, Ibe, Leonardi, miracolo di Bologna, la palla è ancora viva, arriva Gili con un pallonetto, il muro di Ibe, che scambio, 2-0 Bologna, che difesa Bologna. E secondo me l'elemento fondamentale per poter capire come mai Collegno è in questa difficoltà, in fase difensiva Bologna è attentissimo, ha recuperato una palla incredibile e poi ancora una volta il muro vincente. Tonelli alla battuta, in salto c'è Costantini, poi la palla rimane lì, Ibe la riporta nella propria metà campo, c'è il tentativo di pallonetto di Masoni che viene murato da Ferro. Che reattività, che reattività, l'abbiamo già visto in precedenza, Valeria Ferro è completamente dentro la partita, una delle poche forse questa sera di Torino, è stata molto reattiva a leggere la situazione e ha fatto il primo punto per il terzo set, 1-2, 2-1 per Bologna. Mirandola, Leonardi, Tonelli, Ibe, la potenza di Ibe, la potenza di Ibe, punto però, punto per Torino, è andata fuori la schiacciata del numero 10 bolognese. Out troppo potente al di là della linea laterale, ci ha provato la giocatrice di Bologna, nulla da fare. Beatrice Mirandola, ancora lei al servizio, float profondo, la tiene in vita comunque ancora Bologna, dall'olio, precisa e potente, a tutto braccio, trova il punto, 3-2. 3-2, Ilaria dall'olio non sembra essere stanca di schiacciare a terra i punti che stanno facendo volare Bologna. Marianna Masoni alla battuta. Sentite il tifo per le ragazze di casa, è lunga la battuta, 3 pari. Ha esagerato la numero 12 di Bologna, parità. Beh, se lo può permettere in questo caso Bologna, l'inerzia della partita è tutta dalla sua parte, ogni tanto ci sta forzare un po', andare un po' al limite del campo per provare a sorprendere le avversarie. Attenzione a Valeria Ferro al servizio, salta, è profonda, è potente e mette in difficoltà la Masini, si aggrappa a Ferro con legno e fa bene perché la palleggiatrice universitaria sta facendo cose incredibili in questa partita, è pienamente dentro alla gara e lo si vede. 4-3, è la prima volta che Torino è in vantaggio in questa partita. Valeria Ferro, Masina, Tonelli, Leonardi, il muro, la tocca, Ferro, Gili, la palla rimane lì, non riesce Tonelli a difendere questo pallone, 5-3 a lungo Torino. Set decisivo e sono entrate in campo bene le ragazze di coach Bertini. Eh sì, ci credono, devono gettare il cuore oltre l'ostacolo, devono dare tutto in questo set. C'è sempre lei al servizio, Valeria Ferro prova a trascinare Collegno. Ottima la ricezione di Bologna, si va dall'altra parte dove dall'olio va a schiacciare in maniera troppo potente, fuori 6-3. A lungo importante questo per Torino, time out chiamato dal coach Zaccherelli.
6-3, è la prima volta che Torino si trova in vantaggio di così tante lunghezze in questa partita. Devono sapere gestire al meglio, per il morale è ottimo. Ora vediamo se riescono a tenere, devono aspettarsi la reazione di Bologna. Sicuramente Marianna Masoni prenderà le compagne sulle spalle. Vediamo se Torino sarà in grado di reagire, Federico. Sì, Zaccherini probabilmente in questo momento sta dicendo di non abbassare la guardia, si è visto in qualche tocco, soprattutto in qualche lettura difensiva, un po' di superficialità da parte delle felsine, che devono riprendere la stessa intensità dei primi due set. Dall'altra parte invece Collegno, che ci crede, sospinta dal pubblico, sta trovando i giusti corridoi dove trovare il punto. E allora sempre Valeria Ferro in battuta, ancora male in fase di ricezione. Marianna Masoni ha sbagliato, forse sì. In fase di ricezione non è efficace come in fase offensiva. E secondo ace tra l'altro per Valeria Ferro, determinante in tutta la partita, anche quando le sue compagne erano sotto. Alla battuta, proprio lei, Masina. Tonelli Dall'Olio con il pallonetto, fantastica giocata di Ilaria Dall'Olio, 7-4, punto importante per Bologna. Questo tipo di giocate viene molto spesso e naturale anche a Bologna, mentre invece ho già provato con Legno in più circostanze e non c'è riuscita. Ibe va al servizio, c'è la Zauri, poi Ferro dall'altra parte a cercare Gili, è morbido però. Allora Tonelli la tiene là dove c'è una fucilata di Leonardi dall'alto verso il basso, un meteorite che trova il punto. 7-5 per Torino, sta reagendo bene Bologna, la reazione che ci aspettavamo. Ora Torino deve stare attento, non deve perdere la fiducia, perché comunque era entrata bene in partita in questo set. Ibe alla battuta, Costantini, Ferro, Gobbo la veloce, respinge Masoni, la palla rimane lì, Costantini non ce la fa dopo il tocco di Zauri, sbilanciato il numero 7 di Torino, 7-6 per Torino. Era troppo avanti la Zauri, poi è andata al tocco, non c'è riuscita Costantini a rimediare all'errore del suo libero, che sta facendo una prestazione un po' opaca in questo momento. Chiama il time out coach Vittorio Bertini. Ha capito che c'è comunque Torino, Collegno in questo terzo set. Prova a dare la scossa giusta. Stavo dicendo che la Zauri è forse la giocatrice che sta deludendo di più, perché in fase difensiva è lei che deve dare una grossa mano, lei che ha tantissima esperienza, molte volte è un po' lenta nell'abbassarsi, un po' fuori posizione. Può sicuramente migliorare, non è detto che non ne abbia il tempo in questa partita. Torino è in vantaggio, Bologna ha recuperato alla grande in pochi minuti, vedremo come andrà a finire. Ibe in battuta, numero 10 di Bologna, classe 91 per Ibe. Ferro, Ortolani sul muro, Masoni, Tonelli, Leonardi è pronta a sparare, bravissima Zauri in questo caso, la battuta di Albertazzi che trova il muro a rete di Daniela Gobbo. 7-5, ha ripreso la partita in mano Bologna. Si è fatta trovare impreparata qua Collegno sulla respinta di Zauri, la palla è tornata nell'altro campo e poi era sola la Gobbo a muro. E allora ancora Ibe al servizio, flottante, c'è la Costantini, non precisa, però sbaglia malamente l'Albertazzi, la palla rimane lì, forse c'è un tocca a muro, No, non c'è il tocca a muro, ha sbagliato completamente Silvia Leonardi, la palla fuori, 8-7 per Collegno, si ritorna di nuovo dai coach per il time out. Punto tecnico. Importante, ha interrotto una serie positiva di Bologna, questo punto a favore di Torino. Bologna non molla mai, è andata sotto di 3-4 punti, ha recuperato subito, non staccano mai la spina. Collegno deve essere perfetta se vuole recuperare questa partita. Sì, credo che almeno la lettura che do a questa partita
tutto dipende molto da Bologna. Se Bologna abbassa il ritmo, allora cresce Collegno. Quando Bologna decide di premere il piede sull'acceleratore, non ce n'è, prende il largo a queste giocatrici che hanno dei polsi che cantano e trovano sempre la schiacciata vincente. In questo caso ha regalato praticamente il punto a Collegno l'Albertazzi, che aveva un'ottima occasione per schiacciare, non aveva nessuno, l'ha colpita male e poi ha portato all'errore di Leonardi, che ha forzato la diagonale stretta. Silvia Costantini in campo, Federico, ma non è ancora decisiva, non è ancora entrata in partita. Ma non era al meglio, non doveva giocare, è stato proprio un'entrata di emergenza. Tutto per la tutto. Sua. Esatto, sì. Si prova quindi la Gili, Capitan Gili in servizio. Ottima la ricezione della Leonardi, si passa dall'altra parte per Dall'Oli, ancora una volta al pallonetto, questa volta era attiva Zauri, dall'altra parte per Ortolani, poi ancora Tonelli, Masina. Alza Dall'Oli a muro, Masina la tiene ancora Bologna. Che cosa ha fatto? Free ball però per Collegno, Ferro, Gobbo, ancora Bologna prova con la Leonardi, muro, e questa volta è vincente il muro di Collegno, è vincente il muro ed è la seconda volta che le Cussine riescono ad imporsi in maniera decisiva. Che difesa Bologna però, quanto ce ne vuole per fare un punto alle ragazze di coach Zaccherini. Gili in battuta, è lunga, brutto errore questo del capitano di Cus Torino. 9-8 a favore della squadra di casa. Ancora una volta non bisogna cadere nel tranello del primo set sbagliando troppe battute. Al servizio ci va Ilaria Dall'Olio, Zauri, Gobbo, Ferro in palleggio per Gobbo, e Tonelli dall'altra parte per Leonardi, ancora l'Ortolani, ci mette la mano ed è il muro vincente, è il terzo muro vincente di questo terzo set. Collegno è viva, più che mai sembrano entrate in campo col piede giusto in questo set, +2 per la squadra di casa. Daniela Gobbo in battuta, una delle migliori questa sera della squadra di casa. È lunga però, gliel'ho chiamata forse Federico, è lunga questa battuta, 10-9, ennesimo errore in battuta per Torino. Sì, purtroppo sono tanti gli errori per le universitarie, devono migliorare molto in questo aspetto se vogliono cercare di ripartire. Servizio, ottima la ricezione di Collegno, Ferro verso la Costantini che mostra tutta la sua classe, piega le dita di Masina. Che bomba! Madonna mia, una schiacciata terrificante della Costantini. 11-9 per Torino, si fa sentire il pubblico di casa. Ortolani alla battuta. Sbaglia la ricezione Silvia Leonardi, 12-9. 12-9, importante questo punto per Torino. Ace della Ortolani, forse con la complicità di Silvia Leonardi, che non è stata perfetta in questa fase difensiva. No, ed è il terzo ace, quindi o hanno migliorato decisamente in battuta, però ci sono state tre battute sbagliate, o sono un po' troppo superficiali a volte le bolognesi. In ricezione, come questa volta però, in qualche modo la Tonelli la tiene viva. Quindi ancora sbaglia Costantini in palleggio, Collegno però la tiene viva, ancora Costantini, murata, Zauri prova a fare ordine, è allargata dall'altra parte per Ortolani, Masina toglie il pallone a Tara Borelli, 13-9 per Collegno. Sta allungando Collegno con Maria Elena Ortolani che ha... Sta entrando bene in questo 3-7 a differenza del secondo, la vediamo ora in battuta. Dall'Olio, Tonelli, di là il pallone, mirandola, Ferro, prova il gioco per la Costantini che sbaglia questa volta, palla a rete, 13-10 a favore di Torino, -3 per Bologna. Non ha colpito bene, la palla è andata senza nemmeno toccare il muro direttamente in rete. Stanno provando a farla entrare in ritmo le compagne, sanno quanto può essere importante Silvia Costantini per Collegno. Chiaro. La battuta di Bologna è lunga, la battuta di Albertazzi, 14-10, ha rischiato in questo caso. E ha forzato la battuta oltre i 9 metri, oltre la linea di fondo. Costantini, Valei al servizio,
vediamo come batte in salto, mette in difficoltà Bologna che però la tiene, poi ancora Collegno, Ferro per Mirandola, la palla va dentro e punto per Mirandola. Lettura difensiva sbagliata qui di Bologna. La fiducia è la cosa più importante questa sera. Sembravano ormai perse 2-0, erano sotto inizialmente anche in questo set, però l'esperienza, la classe, sanno che comunque sono arrivate seconde a un passo dalla promozione diretta, non potevano fare questa figura in casa le giocatrici di Torino e adesso si stanno facendo vedere. Eh sì, ma le qualità ci sono tutte di questa squadra, è arrivata a pari punti d'altronde con la Castellanza che è andata direttamente in B1 ed è andata solamente perché ha vinto una partita in più. Collegno sa di essere forte, ha la consapevolezza mentalmente, ovviamente questo ha aiutato per tutta la regular season, deve aiutare ora, non ha avuto un approccio buono la squadra di Vittorio Bertini che sta provando a riemergere e lo deve fare grazie al contributo fondamentale di Silvia Costantini che va ancora al servizio. La concentrazione, salta la Costantini, buona la ricezione di Bologna, poi il tocco di Tonelli, che numero, non poteva fare nient'altro, era sotto rete, l'ha allungato, ha allungato la traiettoria e Collegno si è fatta trovare completamente impreparata. Tonelli e Ferro, le due palleggiatrici, stanno facendo vedere davvero delle belle cose. Proprio Tonelli in battuta, Costantini, Ferro, Mirandola, muro di Ibe, è tornata la Ibe a farsi sentire in difesa, 15-12 per Torino. E qua abbiamo visto come si sono gettate tutte in avanti, probabilmente la foga di recuperare questo risultato. In seconda linea erano molto vicine alle tre più avanzate, la palla ha rimbalzato sul muro e poi è finita in punto. Quindi Bologna al servizio, Zauri, Ferro, allarga per la schiacciata di Gili, capitan Gili porta a più 4, anzi no, c'è stato un tocco, ma forse invasione. Forse invasione. Vanno a chiedere spiegazioni, oggi non è ben accolta Linda Caversacchi dal pubblico di casa, già tre chiamate discutibili, per il pubblico di casa ovviamente noi siamo più lontani, quindi non ci permettiamo di giudicare. Non mi sembrava sinceramente che ci fosse stata un'infrazione in questo caso, forse è stata tradita dallo slancio in schiacciata della Gili, però mi sembrava pulita. Alla battuta Tonelli, 15-13 per Torino, Zauri, Ferro, Mirandola, 16-13, risponde subito Torino e il pubblico si infiamma qui al palazzetto. Time out tecnico. Beatrice Mirandola è detta la saracinesca, però oggi veramente spara cannonate pazzesche, non è solo buona al muro, anche in fase realizzativa è stata veramente importante e adesso ovviamente tutto il palazzetto Don Milani si infiamma, più 3 per Collegno, è il momento decisivo, è il momento di tirare fuori ogni energia per provare a prendere un set ed è normale che se vai a vincere questo set tutta la partita cambia volto. Ti faccio una domanda scomoda Federico, secondo te se Torino vincesse questo set e andasse sul 2-1 potrebbe riprendere in mano la partita? A livello psicologico potrebbe essere molto pesante per Bologna, bisogna vedere, in realtà poi ci sono solo tre punti di distacco, però è giusto che Collegno continui in questo modo, ha trovato secondo me la lettura giusta, soprattutto in fase offensiva dove sta facendo molto bene, se continua così ha veramente le qualità per impensierire seriamente Bologna. Beatrice Mirandola, la battuta protagonista dell'ultimo punto di Torino. 16-13 per le padrone di casa. C'è ancora qualcosa da dire? C'è un'ammonizione? Un'ammonizione per il capitano, la capitana di Torino, Gili. Protesta. Protesta contro Linda Caversacchi. Come dicevamo prima, forse l'arbitro non è accolta bene dal pubblico di casa, forse farebbe meglio a concentrarsi più sulla partita Torino più che protestare. Si va avanti, Masina dall'olio, non è potente questa volta la schiacciata, Gili
con rabbia. E questa volta il punto è a Bologna, non ha toccato nessuno. A me sembrava chiaramente ci fosse stato un tocco a muro, almeno da questa visuale. Si stanno parlando i due arbitri, però viene confermato comunque il punto a Bologna. Va al servizio proprio la squadra ospite, ci prova Goppo! La palla passa tra la Tonelli e Marianna Masoni nell'unico buco disponibile e trova il 17-14. Più l'arbitro fa arrabbiare le giocatrici di casa, più rispondono con delle schiacciate come questa che è stata pazzesca. Valeria Ferro in battuta, 17-14 per Torino. Masina anticipata, attenzione a Ibe, che potenza questa giocatrice, abbatte letteralmente Rossana Zauri. 17-15, se gli viene dato respiro l'Ibe è micidiale. Intanto pronta ad entrare anche Soverini, tratta Soverini, è entrata anche Francesca Albertazzi, va proprio Soverini alla battuta. Classe 96, crescita nelle giovanili, sappiamo quanto sono importanti le giovanili per Bologna. Va proprio a classe 96 Felsinea alla battuta, è buona, la tiene ancora buona però Collegno. Murate, quindi un altro tentativo offensivo per Bologna, quindi Ferro allarga dall'altra parte per Ortolani, sfonda al muro, lo sfonda completamente, la palla rimane lì. 18-15 per Collegno, si avvicina piano piano al traguardo, alla meta del terzo set, il primo set vincente. In questo set forse per Bologna sta mancando Marianna Masoni, ma ne parliamo dopo perché Gili è alla battuta. Taraborelli, Masina, Taraborelli, la schiacciata vincente del numero 11 di Bologna, 18-16. Infuriata completamente la Gobbo, probabilmente con se stessa, sapeva di poter fare meglio, a questo muro è andato troppo morbido, facile per Taraborelli sfondarlo. E ora dall'olio in battuta, va al servizio in salto la Zauri in qualche modo, e palla però per Bologna che ci riprova con l'Albertazzi, rimane lì Gobbo, forse è un'invasione, ci sono delle proteste ma il gioco va avanti, quindi la Gili, Ferro, solita regia a cercare Costantini, dall'olio si prodiga per tenerla in campo, poi ancora Taraborelli, è uno scambio eterno da questa parte verso l'Ortolani, punto vincente dell'Ortolani, trova le mani del muro e la palla però va out. 19-16, scambio lunghissimo tra le due squadre, ma alla fine Maria Elena Ortolani con la sua potenza è riuscita a bucare la difesa di Bologna. Alla battuta Daniela Gobbo. Risponde dall'olio a rete, ma in qualche modo Torino riesce a ottenere il punto, in questo caso non perfetta la difesa di Bologna. 20-16. Sono andate male in ricezione qua le giocatrici di Zaccherini. Facile poi per Collegno amministrare questo tipo di vantaggio, mentre entra la Farina, entra anche la Galliani fuori dall'olio. Entrano molte giovani giocatrici in campo per Bologna, forse fresche, che forse aiuteranno la squadra ospite a rimontare questa situazione. Daniela Gobbo, sempre lei alla battuta. Ci sono discussioni tra i due arbitri, si può ricominciare. Ottima la risposta della difesa, arriva Taraborelli, benissimo il muro di Torino, ancora Taraborelli con potenza, ma la palla ha toccato le mani del muro di Torino. 20-17. Sì, è sembrato anche a me così. Ottimo impatto di Taraborelli, ha una potenza impressionante nel destro, ancora punto per lei. Ci prova quindi adesso Bologna, Gobbo dall'altra parte, Ortolani, palla fuori, ha provato la parallela che però non ha toccato il campo. Devono stare attenti le giocatrici di Torino a non sperperare questo vantaggio che avevano ottenuto. Ortolani un po' altalenante comunque. Attenzione, Bologna al servizio, la tiene la Gili, poi sbaglia Mirandola, era facile per Taraborelli,
che non ha schiacciato molto bene, però c'è stato un errore clamoroso di Collegno che regala il punto 20-19, adesso si fa fitta e infatti si fa molto dura, infatti Vittorio Bertini chiama il time out perché Bologna è rinata ed è solo a meno uno. Rinata grazie a un blackout totale della squadra di casa, che forse dopo la schiacciata di Maria Elena Ortolani pensava di avere un percorso più semplice verso la conquista del set, ma Bologna non muore mai. Ha messo in campo Valeria Taraborelli, una giocatrice importante, classe 86, si è fatta vedere in maniera positiva, cresciuta nel Longara, ha avuto diverse esperienze in B1 e in B2, è stata ferma 3 mesi e mezzo, però adesso sembra essere in ottima forma. Non si vede, era sicuramente una giocatrice molto importante. Secondo me Bologna ha dimostrato proprio questo, di poter attingere ad una panchina che dà un contributo decisamente importante all'economia della partita. Ora prova ad andare al servizio proprio lei, Tara Borelli. Float, la Gili c'è, Ferro dall'altra parte commette infrazione in maniera stupida, ingenua. 20 pari. Ora 20 pari. Bologna è là, è là. È dura, l'hanno recuperata le giocatrici di Bologna e De Orino adesso deve stare molto molto attenta. Battuta, Valeria Taraborelli, Costantini, Ferro, Mirandola, il muro. C'è Ortolani, Ferro, Costantini, ancora il muro di Bologna. Questa volta in maniera illegale, diciamo così tra virgolette, invade il campo avversario. 21-20 per Torino. Invasione anche qua, bisogna gestire molto bene, controllare molto bene il corpo perché ogni punto è fondamentale. Ortolani alla battuta. Buona la ricezione di Bologna, si passa dall'altra parte per Taraborelli. C'è un'invasione di Collegno e quindi 21 pari ancora per le felsine. Attimi importanti questi, sia per il set, sia per la partita, sia per l'andamento futuro della serie. 21 pari, in battuta, Albertazzi per Bologna. Costantini, Ferro, Mirandola con un pallonetto, recupera per Bologna. Masoni si rifà vedere in attacco, è come se si rifà vedere, 22-21. Sorpasso importantissimo di Bologna a questo punto della partita, Federico. È risorta nel momento più opportuno la Masoni, trova un punto fondamentale e adesso tutti concentrati perché, come hai detto te, questi sono gli attimi principali di questa doppia sfida. Va al servizio Bologna, recupera la Mirandola, si parte da Gili che sbaglia malamente e questo è un errore grossolano, molto grave. Va a rete, 23-21 per Bologna. Beh sì, Costantini ha sbagliato la schiacciata troppo bassa, la sparata del numero 7, rientra Fonsati. 23-21 per Bologna, a 2 punti dalla conquista della partita. Albertazzi, la battuta, Gili, non perfetta, Zauri, arriva di gran carriera Fonsati con un pallonetto che non è andato a buon fine. Farina con la potenza piega il muro delle giocatrici di casa. Farina, una giocatrice alta 1,94, Lara Farina, si è fatta vedere, ha bucato il muro. 24-21, set point e match point per Bologna, Federico. Eh sì, va alla battuta Francesca Albertazzi, è la palla più importante della partita. Albertazzi la sbaglia però, forza troppo, rimbalza sulla rete, ogni speranza può tornare a galla adesso per Collegno. Fondamentale sarà la battuta di Francesca Fonsati, vediamo se rischierà e proverà l'ace. Con salto, Masina, la palla a Masoni, tocca il muro. Ferro, la pipe di Ortolani che prova a bucare, ma Masina c'è, ancora dall'altra parte, attenzione che è buona per Torino, Mirandola con il pallonetto, il muro, Ferro, Zauri può gestire l'attacco, Gili dall'altra parte, Gili 23-24, non molla Torino. Attacco sofferto questo, punto, Federico. Sì, punto della Fonsati, è stata strepitosa qua, forse c'era stata anche un'invasione da parte di Bologna ed è proprio Francesca Fonsati che prova a tirare per i capelli Collegno, a dire che ce la si può fare ancora.
la tiene in campo Bologna. Masoni si va dall'altra parte, free ball per Collegno. Zauri, palleggio di Ferro dall'altra parte, Gili, Murata, ancora Ferro, ancora un tentativo per Collegno. Ortolani la tiene in vita Bologna dall'altra parte. Masoni sbaglia malamente Mirandola e Bologna vince gara 1 di questi playoff per 3-7-0, 25-23. È stato il set più combattuto, è stato il set più bello, ma l'ha perso malamente Collegno, che era in vantaggio in questo set. Ora si fa veramente difficile il percorso per le università. Bisogna fare comunque gli applausi alle ragazze scese in campo, perché hanno dato tutto, ci hanno mostrato un bello spettacolo. Bologna per la sua fisicità e comunque Collegno per la sua voglia di crederci, perché in questo set potevano farcela. Dopo la schiacciata di Ortolani avevano 4 punti di vantaggio. Bologna ha messo in campo giocatrici giovani come Galliani, come Farina, che è stata decisiva in un momento topico del match. 25-23, Federico, 3-0, come sarà secondo te la partita di ritorno? Questa partita è stata tutto il contrario di tutto, perché 3-0 per 16 volte nella regular season l'aveva trovato Collegno, e Bologna non ci si aspettava una prestazione così esagerata qua in questo palazzetto. Tutto può succedere, questa partita lo dimostra, è ancora tutto in vita. Ricordiamo che non importa per gara 2 i set vinti, l'importante per arrivare allo spareggio è che Collegno vinca gara 2. Sarà fondamentale, anche se non sarà facile comunque, perché a Bologna, contro questa Bologna qua preparatissima anche a livello difensivo, è veramente dura. Una fisicità imbarazzante quelle delle giocatrici ospite, su tutti Ibe e Masoni. Masoni decisiva anche con l'ultima schiacciata, quella decisiva del punto decisivo, un errore di Mirandola, però Masoni in cattedra per tutta la partita. È stato l'elemento fondamentale di questa vittoria in positivo per Bologna. È tutto rimandato quindi per i festeggiamenti finali alla gara di domenica 1 giugno a Bologna. Si gioca gara 2, ci si gioca l'accesso alla finale per approdare alla categoria B1. Noi ci congediamo, un saluto da Federico Spanu e Matteo Lomolino.